In queste terre, baciate dal sole, nasce una passione. Il nostro lavoro e tanta dedizione per garantire il miglior vino per i nostri clienti. Fare del buon vino è un mestiere. Fare grandi vini è un'arte. Elettrodomestici Fontana. Non importa dove comprate la cucina. Noi abbiamo gli elettrodomestici da incastro delle migliori marche, adattabili ad ogni soluzione. Da Fontana risparmi fino al 40%. Venite a trovarci. Elettrodomestici Fontana. Merano, via Roma 218. www.elettro-fontana.com. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forsta, la birra dall'Alto Adige. Sabine, eccoci qua, grazie per l'ospitalità. Hallo Paola, herzlich willkommen in unserer Bäckerei, Konditorei. Wir haben eine riesen Freude, dass du heute bei uns bist und dass wir gemeinsam was machen zusammen. Il piacere è tutto nostro perché oggi andremo a scoprire una ricetta davvero gustosa che potranno riproporre, provare a realizzare anche i nostri amici di Südtirol Cooking. Voi avete un'attività che è ricca veramente di storia e di tradizione, Sabine, giusto? Giusto Paola, noi il panificio esiste dal 1952, è stato creato dal mio nonno, poi è stato passato avanti dal nostro papà e adesso già da 30 anni siamo io e mio fratello che lo gestiamo. Grande passione, tradizione, ricerca di prodotti di qualità, avete davvero tanti prodotti da scegliere e da provare. Also wir haben wirklich eine riesengroße Auswahl. Wir haben 5 Filialen in Meran und sind im Burggrafenamt vertreten mit unseren Produkten. Und eben nicht nur Bäckerei, sondern auch Konditorei. Und da glaube ich, Paula, da habe ich die am Gaumen, weil ich habe ganz was Tolles für dich vorbereitet, was wir danach noch kosten können. Io sono sicura di trovare qualcosa che farà al mio gusto, perché a me piace il pane, piacciono i dolci, quindi andiamo sul sicuro qui da voi, Sabine, sono sicura, 100%. Io ti ringrazio davvero dell'ospitalità e ora andiamo a vedere come si realizzano gli Schüttelbrot. E allora siamo con Reinhard Erb, grazie per l'accoglienza, maestro panificatore, è davvero un piacere essere qui da voi oggi. Ciao mio, ciao Paola. Ich möchte ein kind Schüttelbrot vorstellen, wie wir es machen. Wir machen ein handgeschütteltes Schüttelbrot. Ist ganz eine einfache Rezeptur, was man auch daheim machen kann. Quindi andremo a preparare, a vedere come si realizza lo Schüttelbrot, questo pane tipico, tradizionale, croccante. Pochi gli ingredienti necessari per realizzare questa ricetta, allora li andiamo a elencare, Raini? Sì, ci serve la farina di segale, molto chiara, ci serve il frumento, ci servono le spezie, ci serve il sale, il lievito di birra e l'acqua. Come spezie vediamo cumino, giusto, e finocchio. Giusto. Quindi sono veramente pochissimi ingredienti.
Diamo magari qualche dettaglio anche ai nostri telespettatori che ci seguono da casa. Noi faremo una ricetta per realizzare quanti Schüttelbrot? Più o meno 5 pezzi. Perfetto. E allora andiamo a scoprire la preparazione di questo Schüttelbrot. Raini, è giunto il momento di vedere proprio la preparazione dell'impasto. Da cosa si inizia? Lascio a te. Wir nehmen das Roggenmehl, das sind 80% Roggenmehl. Dann haben wir 20% Weizenmehl. Dann haben wir 2% Salz. Poi abbiamo tutte le quantità anche nella grafica finale, ma è giusto che tu le vada a ricordare anche adesso nella preparazione. Il lievito si sbriciola ancora un po', così va mescolato meglio. E poi cosa si aggiunge? L'ultima è l'acqua. La mettiamo tutta? Si mette tutta. E si inizia ad impastare. È una pasta abbastanza molle, è molto facile anche con la mano, non c'è problema. Io ho una curiosità, com'è nata la passione per questo mestiere, Raini? Ma io ho visto lavorare papà e io volevo sempre fare qualcosa con la mano e su questa idea è nata la passione per fare, prima per fare i dolci e poi per fare il panettiere. Il panettiere, perché tu hai iniziato come pasticcere. Io ho iniziato come pasticcere, ho fatto l'apprendistato per 3 anni e poi sono andato avanti come panettiere. Si guarda soprattutto ai prodotti di qualità, alla tradizione e poi siete anche sul territorio, no? Meranese del Burgraviato, Raini, con i vostri negozi. Sì, si guarda tanto sulla qualità, man schaut wirklich viel auf die Qualität. Die Ernährung ist ganz ein wichtiger Punkt geworden bei den Kunden und natürlich auch die Freundlichkeit für die Mitarbeiter, vor allem im Geschäft, zählt ganz, ganz viel. Ho visto che hai aggiunto il cumino e il finocchio, quindi poi va lavorata ancora un po' la pasta. Ja, jetzt habe ich noch die letzten Zutaten reingetan, die haben wir noch gut untermischen und danach ist der Tag schon fertig. Che cosa dobbiamo fare, Raini, adesso? Mettiamo un afto a un dishwasher. Si apre un po' l'impasto e cosa andiamo a realizzare? Und jetzt stiamo von Hand toll. Ok. Raini, ti allungo un po' di farina di frumento, così possiamo lavorare al meglio l'impasto, giusto? Danke dir, Paola. Ja, wir sind ein bisschen schlafen, weil es schon spickt. Si preparano Schüttelbrot. Ovviamente l'esperienza conta perché vediamo con che velocità fai questi passaggi. Io ci metterei minimo 10 minuti solo per fare una pallina. Però mi hai promesso che mi insegnerai a preparare gli Schüttelbrot, giusto? Proprio giusto. Anche a creare quella forma tipica. Jawohl. E adesso cosa facciamo? Jetzt siamo da zum Gehen stellen, also die müssen jetzt aufgehen. Die brauchen jetzt eine halbe Stunde Zeit. Devono riposare una mezz'ora. Genau. Schauen, dass sie keinen Luftzug kriegen, dass sie keine Haut kriegen. Quello è importante, allora cercare di tenerli coperti, che non prendano aria, perché sennò potrebbero compromettere il risultato. Genau. E allora ti lascio posizionarli. Noi, Raini, per esigenze televisive questo passaggio l'abbiamo già fatto, quindi abbiamo i nostri 5 Schüttelbrot. Da sieht man jetzt das Resultat, wie sie zuerst klein waren und jetzt wie sie aufgegangen sind. Und jetzt kommt der wichtigste Schritt, das Schütteln. Raini, adesso c'è il passaggio più importante, quello proprio per creare la forma di questo Schüttelbrot, che è proprio quella di scuoterla, di creare la forma. E allora abbiamo qui... Giusto, abbiamo il nostro legno, dove va messo su la pasta e poi il legno va girato e tutto geht noch schön auseinander, dann hat die richtige Form. Ok, quindi si dà la forma.
Allora vediamo questo passaggio, magari proverò anch'io a vedere se riesco. Non lo so, mi metto alla prova. A casa l'importante, se si volesse riprovare a farli, bisogna avere comunque un piatto di legno. Quello è fondamentale, giusto? Ja, fürs handschüttelte Schüttelbrot braucht's unbedingt es Holz. E adesso? Si gira. Io provo, ma il maestro ce la posso fare? Abbiamo quanto tempo per questa trasmissione? 2-3 ore? Raini, credo che tu mi debba dare un po' una mano, Però ce la posso fare. Nel frattempo lui ne fa altri 3-4 e io sono ancora qui al primo, giusto? Faccio vedere di nuovo. Vai. Ho paura di farlo cadere, sai? È quello il discorso. Wenn es innen dünner wird, dann sagt man noch il cuore del Schüttelbrot. Io quasi quasi, sai cosa facciamo, Raini? Perché ho visto che sono un disastro. Questo te lo lascio finire a te, perché sennò... La metà hai fatto, brava. Metà, vabbè. Metà prova superata. È il maestro, è il maestro. Prepariamo anche gli altri due e poi abbiamo l'ultimo veramente passaggio, è quello del forno. Quanto dovranno stare in forno? 25 minuti. Temperatura? 220. 220. Quindi adesso noi ultimiamo anche questo, Raini. Grazie, danke. E ovviamente, viste le tempistiche e i tempi televisivi, andremo a infornare i nostri Schüttelbrot e poi li andremo a servire in tavola. La ricetta è davvero pronta, come tradizione con un pane del genere bisogna magari abbinare una bella e ricca merenda, giusto? Giusto. Ja, jetzt haben wir die ganzen Schritte vom Schüttelbrot gemacht, Paula. Und jetzt werden wir noch verkosten und etwas Gutes dazu. Am Nachmittag zum Festmann ist ein Speck, ein Kaminwurz, ein Wein oder ein Bier kann man alles ganz gut zum Schüttelbrot dazu kombinieren. Qui per esempio vediamo un Blauburgunder Riserva della cantina di Bolzano oppure una birra Felsenkeller con il malto e poi Kaminwurz, lo Speck, quindi una bella e ricca merenda ci sta tutta. Vediamo anche il dolce, quindi si può andare anche con il dolce, magari lo andremo a scoprire in una nuova puntata di Südtirol Cooking, visto che voi siete bravissimi, Raini, anche veramente con la pasticceria, giusto? Genau. Danach können wir einen traditionellen Apfelstrudel nach Hausmannsart kosten, mit Mürbeteig gemacht. Wir haben auch unsere Bioprodukte, das Balanzbrot oder Siefingerbrot, was sehr, sehr bekömmlich ist. Und alles zum Abschluss können wir noch ein gutes Schnapsel zum Verdauen nehmen und selbst noch. Dunque, Raini, tanti prodotti da scoprire e da assaggiare. Prima di salutarvi, però, grazie all'aiuto della regia, andiamo a vedere con la grafica quali sono stati gli ingredienti necessari per realizzare questi Schüttelbrot. Grazie davvero, Raini, per l'ospitalità, è stato un piacere, è stato veramente bello veder realizzare questo particolare pane. Danke anche per la tolle Sendung und wir warten auf euch
in unsere Filialen eigentlich zu bedienen. Vielleicht kommst du doch mal. Non mancheremo, grazie, grazie anche a voi che ci avete seguito con Südtirol Cooking. Eine Prinzessin saß, so wie im Traum, unterm reifen Zirbenbaum. Der Zirbenbauer sie erblickt, war augenblicklich hoch entzückt. Betört vom Duft, sie glaubt es kaum, fiel der Mann vom Zirbenbaum. Entführt sie mit seinem Ross auf sein wunderschönes Schloss. So wie damals, auch noch heute, verführt mal wieder eure Bräute. Z44, der Gin für eine genussvolle Auszeit. Erfahrung und Hingabe lassen die Trauben in unseren Weinbergen zu höchster Qualität heranreifen, die durch Handwerkskunst und Leidenschaft zu großen Weinen werden. Gute Weine zu machen ist Handwerk. Große Weine zu machen ist eine Kunst. Elettrodomestici Fontana. Non importa dove comprate la cucina. Noi abbiamo gli elettrodomestici da incastro delle migliori marche, adattabili ad ogni soluzione. Da Fontana risparmi fino al 40%. Venite a trovarci. Elettrodomestici Fontana. Merano, via Roma 218. www.elettro-fontana.com. In Alto Adige, ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.